fai traboccare nelle opere che fai. I miei mari alzerò a te, perché grande è il tuo nome. Pace a te, anche stasera siamo insieme, grazie siano rese a Dio per la bella occasione che ci dà. Credo che abbiamo già il fratello Walter insieme con noi, però vogliamo pregare prima che andiamo avanti, così dopo lui ci espone tutto quello che il Signore gli ha messo nel cuore. Mettiamoci insieme, e prendiamo questo spazio, dedichiamolo al Signore. Perché lui dice, dove sono due o tre radunati nel mio nome, io sono presente per operare. Allora, se lui è con noi, non facciamo come la sorella di Maria, Marta, che era affaccendata a tante cose. Prendiamoci la buona parte, perché lui ci parla quando noi andiamo con interesse. Quando noi andiamo con il desiderio che Lui ci parla veramente. Perciò mettiamoci insieme, vogliamo aprire il cuore, preghiamo insieme. Chiudi gli occhi, apri il cuore, preghiamo, poche parole. Un invito fatto col cuore. Signore, siamo nella Tua presenza e Ti chiediamo con tutto il cuore di parlarci attraverso lo Spirito Santo. Uniscici di pari sentimento e usa i tuoi servi per parlare ai nostri cuori. Spirito Santo di Dio, feconda tu stesso la parola ai nostri cuori. Te lo chiediamo tutti insieme nel nome di Gesù. Amen, amen, amen. Guardiamo che credo sia di pace, mi senti? Sì, pace a te carissimo, ti sento benissimo. Allora la connessione è buona, vai avanti tranquillo, ti seguiamo, c'è una mezz'oretta, poi minuto più, minuto meno, però siamo lì. Ok, forse avrò bisogno di qualcosina di meno. Allora, io ho avuto nel cuore, mentre pregavo per questa sera, di condividere qualcosa con voi da un libro veramente amabile che si trova all'interno della Bibbia, proprio nel cuore della Bibbia, e che è il Cantico dei Cantici, cioè il Cantico di Salomone. Ed è meraviglioso che proprio là nel cuore della scrittura ci sia un canto d'amore che parla dell'amore nuziale, dell'amore sponsale tra lo sposo e la sposa, tra l'amato e la sua amata. È un canto meraviglioso, tant'è vero che il suo nome è Canto dei Canti, cioè Cantico dei Cantici, il canto più bello. È un'opera poetica. All'interno della scrittura noi troviamo molti generi letterari, sebbene sia chiaramente una parola divinamente ispirata dallo Spirito Santo. Troviamo libri profetici, troviamo libri storici, libri sapienziali, come ad esempio Ecclesiaste, troviamo
racconti, troviamo opere poetiche. E questo canto è un canto meraviglioso d'amore che inizia con la parola baci. Mi baci egli dei baci della sua bocca. Il bacio è l'espressione più intima d'amore. Non esiste intimità più grande e profonda del bacio. E così questo canto ci parla di un amore esclusivo, ci parla di un amore totale, coinvolgente, che coinvolge lo spirito, che coinvolge l'anima. Ed è chiaramente una meravigliosa metafora del rapporto sponsale, della relazione d'amore sponsale tra il Signore e la sua sposa. E il Nuovo Testamento ci rivela che questa sposa è la Chiesa, cioè la sposa di Cristo, il suo corpo. E io vorrei condividere qualcosa dal capitolo 6 di questo canto meraviglioso, in particolar modo due versi, il verso 1 e il verso 8. Possiamo leggere intanto il verso 1 del capitolo 6. Dove è andato il tuo amico, o la più bella tra le donne? Quale direzione ha preso l'amico tuo? Noi lo cercheremo con te. È bellissimo perché questo passo mette in forma di ombra quello che Paolo poi spiegherà in maniera molto chiara nel capitolo 5 della lettera agli Efesini, quando dice che il Signore lava la sua sposa, lava la sua chiesa con l'acqua della sua parola, per farla comparire, dice, davanti a sé. Tra l'altro due volte Paolo usa questa espressione proprio nella lettera agli Efesini, una volta al capitolo 1 e una volta al capitolo 5. Il capitolo 1 ci dice che noi siamo stati benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti e che lui ci fa comparire santi e irreprensibili ai suoi occhi, al suo cospetto. Vuol dire che quando noi guardiamo la Chiesa, la sposa di Cristo, da un punto di vista umano, è certamente, essendo composta da uomini, piena di difetti, non è umanamente perfetta, a volte vi abitano gelosie, a volte vi abitano divisioni. Ma la Bibbia dice che ai suoi occhi noi siamo santi e irreprensibili, per il lavoro ovviamente di Cristo al Calvario, perché Cristo ha pagato un prezzo completo, perfetto, e poi al capitolo 5 dirà, per far comparire la sua sposa davanti a sé senza macchia, senza ruga. Quella parola davanti a sé è molto importante perché sono gli occhi con cui il Signore vede la sua Chiesa. E quando tu sei innamorato di qualcuno, non vedi i difetti, vedi la bellezza. Non vedi le mancanze, vedi l'amore, Pietro dirà, copre ogni cosa. Quindi questa più bella tra le donne è proprio come il Signore vede la sua sposa. Ed è importante proprio che con gli occhi della grazia di Dio noi vediamo la sua sposa come lui la vede, la Chiesa come lui la vede. A volte siamo critici nei confronti della Chiesa, a volte si arriva a dire io, sì, amo il Signore, ma non voglio più sentir parlare della Chiesa perché sono stato ferito. Questo accade, diciamo, ognuno di noi ha avuto esperienze di magari di ferite, di piccole o grandi delusioni all'interno della Chiesa, però se noi la vediamo come il Signore la vede, la vedremo sempre nel suo primo amore. E dopo questa introduzione bellissima, al verso 8, e staremo su questo verso, ci sono delle parole che sono delle parole profetiche. Ci sono dei versi nella scrittura che hanno un peso profetico particolare, al punto che sono così cariche, così ricche di significato, che su un solo verso si possono trovare infiniti tesori. Leggiamo il verso 8. Ci sono 60 regine, 80 concubine e fanciulle innumerevoli. Poi al verso 9 dirà, ma la mia colomba è la più bella. Ma io vorrei rimanere con voi
su questo verso. Ci sono 60 regine, 80 concubine e innumerevoli vergini. Bene, questi tre personaggi, queste tre figure femminili, rappresentano, sono delle metafore, e rappresentano tre tipi di credenti che si possono trovare all'interno della Chiesa. Ovviamente non sono tre chiese, ok? Sono diversi aspetti, diversi modi di vivere la sposa di Cristo da parte dei credenti. Vorrei cominciare dalla prima, 60 regine. Nella scrittura ho condiviso spesso questo. L'ispirazione dello Spirito Santo è così perfetta e così meravigliosa che nessun dettaglio è messo lì a caso. Il 60 nella Bibbia non ha nulla a che fare ovviamente con la numerologia, che è una pratica occulta. Sono delle metafore, sono dei simboli che si trovano nella scrittura. Il 60, in particolar modo, nel mondo ebraico, nel mondo biblico e nella scrittura, rappresenta due cose. Rappresenta la gloria divina e l'intervento soprannaturale di Dio. Faccio un esempio. Nel libro della Genesi, mi pare sia il capitolo 25, posso sbagliare. La Bibbia ci dice che Isacco ha due figli da Rebecca che viene liberata dalla sterilità. Quest'incubo della difficoltà a concepire già lo avevano vissuto. Sapete molto meglio di me, la madre e il padre di Isacco, Sara e Abramo, e così anche Isacco vive questa difficoltà. Ma la Bibbia dice che a 60 anni Rebecca viene liberata in maniera soprannaturale dalla sterilità. Vedete l'intervento divino, l'intervento, la grazia di Dio che libera dalla sterilità, la grazia di Dio che scioglie ogni legame, la grazia di Dio che interviene. Isacco, la Bibbia lo dice espressamente, a 60 anni ha questi due gemelli che poi lo sappiamo essere Giacobbe ed Esaù. Ad esempio, credo sia il primo libro dei Re. Quando l'altare del Tempio viene dedicato, la scrittura ci dice che vengono offerti 60 arieti e che questo sacrificio, procura, è chiaramente una figura del sacrificio poi perfetto dell'agnello di Dio, del figlio di Dio, procura il favore di Dio sulla casa di Dio. Quindi vedete il 60 che in questo verso è connesso con le regine, con la figura della regina. Rappresenta proprio il favore di Dio, l'intervento soprannaturale di Dio. Vediamo, la prima figura che ci viene proposta da questo verso è la regina. Chi è la regina? La regina è quella parte della Chiesa che condivide con lo sposo, cioè con Cristo, il nome, condivide l'amore, condivide il trono, condivide l'intimità. Tutto ciò che il re ha è per lei. Tutto ciò che il re ha è suo. Così come una regina condivide non soltanto l'intimità con il suo re, ma condivide il trono, condivide lo scettro, condivide l'amore, condivide l'intimità e condivide il nome. La regina sa che sarà sempre provveduta di ogni cosa. La regina sa che condivide il trono del suo re. E infatti la scrittura ci dice che quando Gesù si è seduto sul trono alla destra del Padre, noi ci siamo seduti in lui alla destra del Padre. Quindi è la Chiesa che sa che condivide il trono con Gesù. È la Chiesa che sa che il Signore ha dato a lei la sua autorità. È colei che sa di portare una corona. Quindi non è soltanto qualcuna che è vicina al Signore, ma è qualcuna che ne condivide l'amore, ne condivide il nome, ne condivide l'autorità. È quella Chiesa che non prega per avere, è quella Chiesa che prega perché ha. Poiché noi siamo già benedetti in Cristo di ogni benedizione, noi possiamo pregare. Ed è importante questo perché alcuni dicono, ma
poiché il Signore sa ciò di cui abbiamo bisogno, non importa pregare perché no, no, no. Gesù nel Vangelo di Matteo ci ha detto molto chiaramente, poiché il Padre sa ciò di cui avete bisogno, perciò pregate. Non dice non pregate, perciò pregate, ma è una preghiera che nasce dalla rivelazione che tutto ciò che appartiene al Signore, Lui lo ha dato a noi. Gesù ha dato a noi l'autorità di andare a predicare il Vangelo. Gesù ha dato a noi la pienezza dello Spirito che lo ha accompagnato, lo ha rivestito durante il suo ministero terreno. È quella Chiesa che sa che ha l'autorità del nome del Re. È quella Chiesa che sa che il Padre, come nella parabola dei due figli, dice al figlio maggiore: ma tu sei sempre con me e ogni cosa che è mia è tua. Eppure quel figlio maggiore non lo sapeva, non che non l'avesse, l'aveva, ma non lo sapeva. Non ne aveva consapevolezza, non ne aveva rivelazione e così viveva da servo, quando invece era padrone dei beni, era coerede di ciò che aveva il padre. E così questa parte di chiesa chiamata regina sono quei credenti che sanno che hanno tutto. Vi ricordate quando in Giovanni 13 Giovanni dice: Gesù quindi, sapendo che il padre gli aveva dato tutto nelle mani, che da Dio proveniva, da Dio se ne andava, lavò i piedi dei discepoli. È quella chiesa che sa che in Cristo ha già ricevuto tutto, ha l'autorità, ha la pienezza dello Spirito Santo, ha la provvigione su di sé garantita e che quindi può andare e condividere l'autorità e usare l'autorità e usare quella consapevolezza che la fa riposare non nello sforzo di un mendicante che aspetta come briciole dal cielo, ma che sa che può usare l'autorità del nome del suo re, del suo sposo, su questa terra. Queste sono le 60 regine. Poi abbiamo letto che nella Chiesa ci sono 80 concubine. È un numero maggiore, vuol dire che in questa categoria c'è un numero maggiore di credenti. E nella Bibbia l'80 è interessante perché rappresenta la forza dell'uomo. Ad esempio, nel Salmo 90, che è un po' meno conosciuto del salmo successivo, che è il Salmo 91. Il Salmo 90 è un salmo di Mosè, mentre il Salmo 91 è un salmo di Davide. Mosè è la persona che rappresenta la legge di Dio, quindi rappresenta anche lo sforzo dell'uomo per adempiere la legge di Dio. Una legge fatta di precetti, mentre il Salmo 91 è un salmo di grazia, perché Davide rappresenta la grazia di Dio, è un uomo di grazia. E nel Salmo 90, nel Salmo di Mosè, è scritto: gli anni dell'uomo arrivano a 70 anni, 80 per i più forti. Ma ci sono altri passi che adesso non sto a prendere per non farla troppo lunga. Numero 80 rappresenta la forza dell'uomo. La concubina è quella parte di chiesa che si fonda sulla sua forza. Condivide l'intimità con il re, ma non ne condivide il trono, non perché il re non condivida il trono con lei, ma semplicemente perché non ne ha rivelazione. E quindi ha un rapporto col Signore, ha un rapporto anche di intimità, però non condivide, non sperimenta quell'autorità che deriva dalla rivelazione di condividere il trono, lo scettro, la corona, il nome con il suo re. Non è consapevole dell'autorità che ha in Cristo. E purtroppo molti credenti vivono così. Vivono chiedendo, chiedendo, chiedendo e non si rendono conto che alcune cose che chiedono già ce l'hanno. Devono solo esercitare la loro autorità, devono solo esercitare fede sulla promessa, sulla parola che il Signore ci ha donato. La concubina non ha lo scettro. La regina ha lo scettro, ma la concubina non ha lo scettro. E vediamo anche noi nel mondo delle verità
che si possono vedere in un re, in una regina e che rappresentano anche la posizione nostra davanti a Dio. Supplica spesso come una mendicante e spera di avere risposta, ma non ha la rivelazione che ha già le cose che domanda. E infatti Giovanni nella prima lettera dice: se noi sappiamo di avere già le cose che domandiamo, allora noi possiamo avere fiducia davanti a Dio. Non ha la sua risposta come eredità, cerca la sua risposta tramite i suoi sforzi, cerca la sua risposta tramite i suoi meriti, cerca la sua risposta tramite le sue performance, ma non riposa su quel lavoro finito di Gesù che ha posto la Chiesa in una posizione di regina e non solo di concubina. La parola concubina, concubare, in latino vuol dire dormire insieme, quindi ha intimità con Gesù. Sono quei credenti che pregano, che amano sinceramente il Signore. Certamente sì, che amano adorare il Signore, che passano tempo con Lui, ma non hanno la consapevolezza del trono, non hanno la consapevolezza della loro autorità in Gesù, non hanno la consapevolezza che lo scettro del re è anche il loro scettro, come lo scettro di un re è anche lo scettro di una regina. Sente una distanza tra sé e Dio, vive l'intimità, ma percepisce una distanza. Potremmo rappresentarla un po' come il rapporto che Giovanni aveva con Gesù e il rapporto che Pietro aveva con Gesù. Entrambi amavano il Signore. Pietro amava genuinamente il Signore, la figura di Pietro è una figura meravigliosa. Così come Giovanni amava il Signore, ma Giovanni aveva anche la rivelazione che soprattutto Gesù amava lui e infatti amava chiamarsi il discepolo che Gesù ama. Pietro invece ha sempre percepito come qualcosa che lo separava da Gesù e non a caso il nome Kefa, pietra, rappresenta anche la pietra della legge, mentre il nome Giovanni, Yohanan, vuol dire la grazia di Dio. La grazia di Dio ti porta sempre in intimità. E infatti nell'ultima cena, e questo lo vediamo nel Vangelo di Giovanni, Giovanni appunto 13, dopo la lavanda di Pietro, reclinato sul cuore di Gesù. Mentre Pietro fa una domanda a Gesù per interposta persona. Chiede a Giovanni di domandare a Gesù, ok? Quindi non chiede direttamente a Gesù, non ha quella consapevolezza di poter avere risposta direttamente da Gesù e chiede a Giovanni, che lo vede più intimo, di chiedere a Gesù chi è che lo sta per tradire. E anche nel Getsemani, quando Pietro segue Gesù e Gesù è incatenato e lo stanno portando nel palazzo per un processo farsa, poi alla fine, la Bibbia dice che Pietro seguiva Gesù da lontano. È Gesù che si volta e lo guarda prima di entrare nel palazzo. Con uno sguardo, io immagino, pieno di amore. Gesù sa che Pietro lo rinnegherà, ma questo non cambia il suo amore per lui. E così questa distanza che a volte sentono i credenti dal Signore, che non c'è, ma che loro sentono, impedisce loro di sentirsi una cosa con lui. E così questa parte di credenti viene chiamata concubina. È salvata? Certamente sì. È nata di nuovo? Certamente sì. Poi tu puoi essere nato di nuovo e non avere rivelazione di ciò che ti appartiene. Paolo dice: se siamo figli di Dio, siamo anche suoi eredi, eredi di Dio e coeredi con Cristo. Quindi ciò che è l'eredità di Gesù è la nostra eredità. Ciò che Gesù ha, ciò che Gesù è anche ciò che noi abbiamo, ciò che noi siamo. In lui ovviamente, non in noi stessi, ma in lui. E questa distanza che percepisce, la distanza che molti credenti sentono, amano il Signore genuinamente, sì, amano passare tempi di lode, amano andare agli incontri, amano cantare, percepire la presenza del Signore, concubare, concubina vuol dire colei che dorme, quindi ha intimità con il re. Quando poi si tratta di usare l'autorità, chiedono la preghiera di qualcun altro. Perché? Perché percepiscono la distanza che non c'è. E allora credono che ci siano delle persone che sono più vicine a Dio. Se prega lui, il Signore l'ascolta di più.
Perché chiediamo agli altri di pregare per noi? Ora, certamente ci sono dei momenti drammatici, gravi, dove dobbiamo chiedere la preghiera dei fratelli. Non andiamo mai agli estremi, ok? Cerchiamo sempre di essere equilibrati. Ma ci sono credenti che per la minima cosa prega per me, prega per me, prega per me. Perché? Perché non realizzano che la loro parola è anche la parola dell'autorità del re. E infatti il libro dell'Ecclesiaste dice: dove c'è la parola del re, là c'è potenza. E la parola del re è nella bocca della sua chiesa. Ve lo farò vedere dopo in un'immagine meravigliosa. E quindi è quella parte di chiesa che per questa distanza che percepisce non riesce a sperimentare la condivisione del trono, la condivisione dello scettro, la condivisione dell'autorità, la condivisione del nome, e ha sempre bisogno di interposta persona. Si basa sulle sue performance, sui suoi sforzi, perché non realizza quanto è amata da Dio. Magari realizza quanto ama Dio, ma non quanto Dio ama lei. E questa è la concubina. E poi c'è il terzo gruppo, vergini senza numero. Vedete, 60 sono quelli. Il numero più piccolo sono coloro che realizzano che sono la regina. Un po' di più quelli che si condividono l'intimità, ma non condividono tutta la parte dell'autorità, tutta la parte dell'eredità. 80. Ma vergini senza numero. Ora, chi sono le vergini? Beh, le vergini sono coloro che non hanno intimità con il re. Ovviamente sto parlando di metafore, ok? Sto parlando. Il cantico esprime il concetto in metafore. Le vergini sono coloro che in quanto tali non hanno intimità con lo sposo, chiaramente. Chi sono? Sono quella stragrande maggioranza, infatti dice vergini senza numero, cioè la parte più grande, ahimè, della sposa, del popolo di Cristo, che sono contenti della loro salvezza. A loro basta la salvezza. Non conoscono bene Gesù. Non vogliono conoscere in intimità Gesù. Sanno che sono salvate, l'hanno ricevuto, credono in lui, certamente sì, hanno ricevuto Cristo, però continuano la loro vita senza sviluppare una vera intimità con il re, senza amare, ascoltare l'intimità della sua voce, senza condividere il profumo del re, le stanze del re, la presenza del re. Sono coloro che, meno ancora della concubina, sono consapevoli della condivisione della loro autorità, del fatto che ciò che il re ha e ciò che il re ha è anche loro. Ma attenzione, attenzione, c'è qualcuno che ha terrore solo della regina. Ecco perché ho voluto intitolare questo piccolo messaggio. Chi ha paura della regina? C'è qualcuno che non ha paura delle vergini? Cioè di quei credenti che sì, sono salvati, vanno in cielo certamente, hanno ricevuto il perdono dei peccati sicuramente, magari nel culto di Natale, di Pasqua, quando c'è qualche incontro importante, vanno anche agli incontri, ma non sviluppano mai una vera intimità corretta. Questo qualcuno non ha paura della concubina. La concubina è più vicina, ha intimità col re. Lo conosce, conosce il suo amore, conosce la sua intimità, ma sente una distanza da lui e quindi non riesce a esercitare l'autorità che ha nella sua bocca, l'autorità, la parola che è nel suo cuore, nella sua bocca. E questo qualcuno che ha paura solo della regina è il nemico. E voglio condividere qualcosa di meraviglioso con voi, che troviamo nel libro di Ester. Il libro di Ester è una rivelazione meravigliosa del re, che nel libro di Ester è adombrato nella figura di Assuero, re medio persiano, e della regina. E se vi ricordate, questo libro inizia con il rifiuto di una regina verso il re, che è Vashti. Vashti si rifiuta di partecipare al banchetto del re quando viene chiamata perché deve fare il suo banchetto, perché deve fare le sue opere, perché deve occuparsi di altro. Non ha tempo per essere dove il re è. Non ha tempo per stare nel banchetto dove il re è.
E sapete come finisce la storia? Si adira molto Assuero, ovviamente il Signore non si adira chiaramente per questo, però Assuero si adira e cerca un'altra sposa. Vedi, la cosa più importante che una sposa, anche nel mondo, non soltanto nel rapporto con Dio, è curare l'intimità con lo sposo. Non essere la sua concubina, cioè sì, curare ogni tanto l'intimità, ma poi fare la sua vita e lui fa la sua vita, lei fa la sua vita, mentre invece la regina, la sposa, è colei che cura l'intimità profonda. Ricorda sempre che ciò che noi non curiamo, ciò che noi trascuriamo, finiamo per perdere. E questa è una cosa fondamentale. Tanto nella vita, esiste una vita sola, non ci sono due vite, ma sia nel rapporto con Dio che anche nel rapporto con le altre persone. Ma nel libro di Esther, Esther appunto, cioè Adassa, che è il suo vero nome, che vuol dire pianta di mirtillo, tra l'altro, e ho condiviso la volta scorsa qui con voi, proprio a Parole di Vita, se vi ricordate, il nome Adassa, parlando delle piante, della parte finale del capitolo 55, se non vado errato, del libro di Isaia. E Esther invece vuol dire stella, ok? È la stella. Noi siamo stelle, infatti l'Apostolo Giacomo nella sua lettera dice che Dio è il padre delle stelle luminose. E Gesù ha detto: voi siete la luce del mondo. Vedete questa condivisione? Io sono la luce del mondo, ma in me voi siete la luce del mondo. Non brillate di luce riflessa. I figli di Dio non brillano di luce riflessa. I figli di Dio sono luce in Gesù, che è la luce del mondo. Vedete, ne condividono la natura. Quando noi siamo nati di nuovo, noi condividiamo la natura, noi condividiamo l'intimità, noi condividiamo il trono, noi condividiamo lo scettro, noi condividiamo la parola, noi condividiamo lo spirito, l'autorità con Gesù. Quello che lui ha è nostro, come figlia di Dio e come sposa, come regina, la sposa del re. Ma a un certo punto compare un nemico che è Aman. E Aman ha il progetto di distruggere il popolo di Dio. E Aman è una delle ombre, delle figure nel Vecchio Testamento del diavolo, del nemico, dell'avversario. E infatti il nome che viene utilizzato per Aman è, e lo usa proprio Esther, è l'avversario. E noi sappiamo che l'avversario è chiaramente il nemico. Vediamo il capitolo 7, nel momento in cui le trame di Aman vengono scoperte. Grazie a Esther, al capitolo 7, verso 1-2. Che cosa leggiamo? Il re e Aman andarono dunque al convito con la regina Esther. Esther è sempre intima, ok? Con il suo re, con il suo marito, con Assuero. Verso 2. Anche in questo secondo giorno, perché lei fa due banchetti, Esther è una donna molto saggia e sa che è sempre bene far mangiare prima il marito, okay? È una donna molto saggia in questo. E fa due banchetti e nel primo banchetto non rivela niente, dà appuntamento la sera dopo. E in questo secondo giorno il re disse a Esther mentre bevevano il vino, bere il vino insieme. È una delle figure della cena del Signore. Ricordate che nel mondo semita, di cui il popolo di Israele fa parte, bere il vino insieme vuol dire essere sullo stesso piano. Gesù ha bevuto il calice con i suoi e lo beve con noi in ogni cena del Signore. E bere dallo stesso calice, bere il vino insieme vuol dire essere sullo stesso livello. Ora, certamente Gesù è infinitamente più alto di noi. Egli è Dio fatto uomo, egli è il creatore dell'universo, egli è la parola di Dio, ma ha scelto di scendere al nostro livello e di farsi nostro consanguineo, fratello con fratello. Infatti la lettera agli ebrei dice: egli non si vergogna di chiamarci fratelli. E lui stesso ha detto: io non vi chiamo più servi, ma vi chiamo amici, perché tutto ciò che il Padre ha dato a me, io ve l'ho fatto conoscere. Vedete questa condivisione totale che il Signore ha con la sua sposa, con la sua regina. E così loro bevono il vino insieme, vediamo ancora, verso 2. E
E dice ad Esther, qual è la tua richiesta, o regina Esther? Ti sarà concessa. Ok, attenzione, o regina Esther, non solo Esther, regina. Abbiamo visto, la regina è colei che sa, ha rivelazione, che condivide tutto con il re, che ha già le cose che chiede, ovviamente sono cose buone, chiaramente. Ma vediamo cosa ancora dice il re alla sua regina. Sempre verso 2. Che desideri? Fosse anche la metà del regno l'avrai. Esther fa un convito sapendo, avendo certezza, perché avrebbe rischiato la vita altrimenti, che tutto ciò che avrebbe domandato al suo re gliel'avrebbe concesso. Vi ricordate quando Gesù prega davanti alla tomba di Lazzaro? Prima di comandare a Lazzaro, dice: Padre, io ti ringrazio perché mi hai ascoltato. Io so che tu mi esaudisci sempre. Questa è la figura, è la fiducia di Gesù davanti al Padre, e questa deve essere la nostra fiducia davanti a Gesù e davanti al Padre. Sapere che noi abbiamo già le cose che domandiamo prima ancora, dice la Bibbia nel libro di Isaia, prima ancora di aver parlato, io già avrò risposto. Perciò prega dalla vittoria, non per la vittoria. Prega dalla risposta, non per avere risposta. E attenzione, lui dice: fosse anche la metà del regno ti sarà data. Gesù è andato oltre, ha detto: e io vi do un regno che è stato preparato per voi fin dalla fondazione del mondo, non metà, un regno intero. Verso 3. Allora la regina Esther rispose: se ho trovato grazia, è sempre la rivelazione della grazia di Dio, non dei propri sforzi come la concubina. 80, vi ricordate, rappresenta la forza dell'uomo. Non sono i tuoi sforzi, è il favore che ti viene dal sangue di Gesù, dal sacrificio di Gesù. Se ho trovato grazia agli occhi tuoi, o re, e se così piace al re, la mia richiesta è che mi sia donata la vita. E il mio desiderio, ascoltate la preghiera di Esther, non dice che sia salvato il mio popolo, ma che mi sia donato il mio popolo. Potete immaginare che fiducia che ha questa regina davanti al suo re. Fa questa richiesta con audacia perché sa che ciò che chiederà lei lo ha già prima di averlo chiesto. Vediamo il verso successivo. Perché è il verso 4, perché io e il mio popolo siamo stati venduti per essere distrutti, uccisi, sterminati. Se fossimo stati venduti per diventare schiavi e schiave non avrei parlato, ma il nostro avversario, guardate come Esther chiama Aman, l'avversario è un'ombra del nemico, non potrebbe riparare al danno fatto al re con la nostra morte. Verso 5. Il re Assuero prese a dire alla regina Esther, notate che si usa sempre questa posizione, re, regina, re, lo Spirito Santo mette l'attenzione su questo. Chi è e dov'è colui che ha tanta presunzione da fare questo? Guardate come si muove il cuore del re verso la sua regina. Verso 7. Scusate, verso 6. Esther rispose: l'avversario, il nemico, vedete? Sono gli epiteti che si usano nella scrittura per il diavolo. È quel malvagio di Aman. Attenzione. Allora Aman, qui voglio arrivare. Allora Aman fu colto da terrore, non paura, terrore in presenza del re e della regina. Chi ha paura della regina, non della concubina, non delle vergini senza numero, ma della regina? È il diavolo. Nella concubina ci sono credenti che hanno paura del diavolo. Nelle vergini senza numero ci sono credenti che hanno terrore del diavolo, di quello che il diavolo può fare, di quello che il diavolo si può inventare. La regina sa che è il diavolo che ha paura dei figli di Dio, perché lui è stato sconfitto e i figli di Dio sono stati redenti, giustificati, rivestiti e innalzati alla posizione del trono del loro Signore. Seduti nei luoghi celesti in Cristo Gesù, dice Paolo.
E Aman ha terrore, non solo dice davanti al re, ma davanti alla regina. Tant'è vero che poi la Bibbia dice che Assuero, e vado a chiudere, colto da ira, esce un attimo dalla tenda del banchetto e la Bibbia dice che Aman si getta davanti al divano a supplicare Ester di risparmiarlo. Questa è la rivelazione che la regina, quella parte di chiesa che vi ho detto all'inizio, ha. Amici e amiche, fratelli e sorelle, togliete dalla vostra mente l'idea che il nemico abbia autorità su di voi. È esattamente il contrario. Il capitolo 16 della lettera ai Romani, Paolo, con la piena rivelazione che aveva, dice: il Dio della pace stritolerà ben presto il diavolo sotto i vostri piedi, non sotto i suoi piedi. La Bibbia ci dice di riposare perché lui mette i nemici, che non sono persone ovviamente, ma sono le potenze, le opere, le strategie del nemico sotto i nostri piedi. E la Bibbia dice che Aman, che aveva riempito di terrore il popolo di Israele, è pieno di terrore davanti alla regina. Amico mio, la rivelazione della parola di Dio, la rivelazione della tua autorità in Cristo, la rivelazione di tutto quello che Gesù ha messo nelle tue mani attraverso la sua morte e la risurrezione, per la tua fede in Lui, per la tua nuova nascita, fa tremare di paura il nemico. Ma poiché il nemico è un ingannatore, cerca di mettere paura lui ai figli di Dio. I figli di Dio hanno paura di colui che invece è terrorizzato da quella chiesa che conosce la sua posizione, che conosce la sua eredità, che conosce la condivisione del nome, dello scettro, del trono, del potere, del nome di Gesù, e che sa che tutto ciò che il suo re ha, lei ha. E ve lo faccio vedere con l'ultimo verso e poi chiudo. Negli Atti degli Apostoli, al capitolo 9, verso 3-4, è il passo in cui Saulo si converte, incontra Gesù e diventa da persecutore l'apostolo del Vangelo della grazia di Dio. Atti 9:3. E durante il viaggio, mentre si avvicinava a Damasco, notate che lui stava andando a Damasco per farsi dare delle lettere per poter mettere in carcere a morte la Chiesa. Ed è lo stesso che dirà: mentre eravamo ancora senza forza, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Il Signore ti salva mentre sei ancora con le tue spalle a Lui. Vedete, vediamo. Avvenne che all'improvviso, mentre Lui è ancora fremente strage, sfolgorò intorno a Lui una voce dal cielo. Verso 4, ultimo verso di questa sera. E caduto in terra udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Non perché perseguiti la mia Chiesa. Perché mi perseguiti? Perché Gesù dice così? Perché tra la regina e il re c'è perfetta intimità. Perché tra la regina e il re c'è perfetta identità. Chi lui è, lei è. Il nome che lui porta è il nome che condivide con lei. Lo scettro del re è lo scettro della regina. L'autorità del re è l'autorità che la regina ha. Chi perseguita la Chiesa perseguita Cristo. Perché Cristo e la Chiesa, come il marito e la moglie, lo sposo e la sposa, il re e la regina, sono una cosa sola. Il diavolo non ha paura di noi come esseri umani dal punto di vista umano, ha paura di noi perché nella nuova nascita abbiamo ricevuto la sua natura, la sua identità, il suo nome, la sua autorità, il suo scettro. E la regina è quella che sa, alla consapevolezza, la rivelazione, che il nemico trema di paura davanti a lei, così come trema di paura davanti al re. Far parte delle 60 regine, delle 80 concubine o delle innumerevoli vergini è solo la tua scelta. È quanto tu permetti alla rivelazione del Vangelo, della croce, della risurrezione di Gesù, di rivelarti chi davvero sei in lui. E ciò che davvero hai in eredità condivisa con Lui. E la mia preghiera è che tu scelga di cominciare a vivere come una regina e non come una concubina o come una semplice vergine. Amen.
Grazie, grazie, grazie Walter. Dio ti benedica della bella riflessione e ci dobbiamo incoraggiare di prendere quella posizione e continuare a cercare il Signore, nuova rivelazione che Lui ci vuole dare. Grazie, Dio ti benedica. Alla Grazie a te, pastore, grazie a voi. prossima, pace. Alla prossima. Ed ora credo che abbiamo il fratello Furnari, Giuseppe, dietro la tenda. Vogliamo dargli lo spazio? Pace, mi senti? Non ti sento. Vediamo un pochettino dalla regia che cosa ci dice. Guardiamo un poco. Se ci vuole da mandare un altro link, intanto cantiamo il canto 797. Se ci vuole tempo. Cantiamo il 797, mentre così non perdiamo il filo di comunione in quello che facciamo. E man mano gli mandiamo un altro link, vediamo quello che si può fare. 797. Donata a tutti.
Eccoci qua, guardiamo a che punto sta il fratello. Pace, mi senti? Bene, Pace del Signore. ti sentiamo bene. Vai avanti tranquillo, ti prendi la tua mezz'oretta, non ti preoccupare, poi ti chiamiamo noi se vai morto lontano. Ok. Volevo leggere questa sera un salmo, in particolare Salmo 90, che dice così. Signore, tu sei stato per noi un rifugio d'età in età. Prima che i monti fossero nati e che tu avessi formato la terra e l'universo, anzi da eternità in eternità, tu sei Dio. Tu fai ritornare i mortali in polvere, dicendo: ritornate, figli degli uomini. Perché 1.000 anni sono i tuoi occhi come il giorno di ieri che è passato, come un turno di guardia di notte. Tu li porti via come in una piena, sono come un sogno, sono come l'erba che verdeggia la mattina essa fiorisce e verdeggia e la sera è falciata e inaridisce, poiché siamo consumati per la tua ira. E siamo atterriti per il tuo sdegno. Tu metti le nostre colpe davanti a te, i nostri peccati nascosti alla luce del tuo volto. Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua ira. Finiamo i nostri anni come un soffio. I giorni dei nostri anni arrivano a 70 anni, o per i più forti a 80 anni. E quel che ne fa l'orgoglio non è che travaglio e vanità, perché passa presto e noi ce ne voliamo via. Chi conosce la forza della tua ira e il tuo sdegno con il timore che ti è dovuto? Insegnaci dunque a contar bene i nostri giorni per acquistare un cuore saggio. Ritorna, Signore. Fino a quando? Muoviti a pietà dei tuoi servi, saziaci al mattino della tua grazia e noi esulteremo, gioiremo tutti i nostri giorni. Rallegraci in proporzione dei giorni che ci hai afflitti e degli anni che abbiamo sofferto tribolazione. Si manifesti la tua opera ai tuoi servi e la tua gloria ai loro figli. La grazia del Signore nostro Dio sia sopra di noi e rendi stabile l'opera delle nostre mani. Sì, l'opera delle nostre mani, rendila stabile. Fin qui la lettura della parola del Signore. Questa sera Dio benedica quanti sono in ascolto. Sappiamo che la parola del Signore non cade mai a vuoto. E proprio stamattina lo Spirito Santo mi portava a riflettere su questo salmo in cui c'è tanto, ma tanto, veramente tanto per noi. Gloria al nome del Signore. Ho voluto dare proprio come titolo a questo breve messaggio, il valore del tempo. Ed è un'affermazione molto importante perché in questi tempi, nella società moderna, si va sempre di corsa e sembra che il tempo non basti mai. Tante volte ci sono tantissimi impegni e abbiamo la mente occupata da molte cose e sembra, gloria al nome del Signore, che le cose spirituali a volte vengano in secondo piano. E invece ciò non deve accadere. Dobbiamo iniziare a dare valore al tempo. Il tempo è un dono che il Signore dà ad ognuno di noi. Il cuore del profeta, quando
scrisse e compose questo salmo era molto rattristato, perché questo salmo si presume fu scritto durante il pellegrinaggio del popolo di Israele dopo l'esodo dall'Egitto. E l'uomo di Dio, gloria al nome del Signore, si dovette confrontare con molteplici difficoltà. A più riprese Dio faceva miracoli, compiva dei segni, dei prodigi, con grande potenza e gloria portò fuori il suo popolo dall'Egitto, ma ahimè, il popolo di Dio, dice la scrittura, era un popolo dal collo duro. E a volte noi, cari amici, quando leggiamo la Bibbia, in particolare l'Antico Testamento, e andiamo a meditare e a riflettere su ciò che è stata la vita e il trascorso del popolo di Israele, a volte viene facile criticarli. Ma io voglio dirvi questa sera che noi non siamo migliori di loro, perché anche noi, come loro, tante volte siamo dal collo duro e non ci lasciamo correggere dallo Spirito Santo del Signore. Lo sbaglio che commisero questi israeliti, uno dei tanti, determinante, fu il non dare valore al tempo trascorso con Dio. Fratello, sorella, io questa sera voglio dirti che il tempo che Dio ti ha dato da vivere, te lo ha dato affinché tu possa essere prospero e prospera, gloria a Dio, in ogni area della tua vita, ma altresì te l'ha dato affinché tu possa camminare con Lui. Gloria al nome del Signore. Il tempo nostro deve essere al servizio del Signore. E al centro di questo salmo proprio c'è un'espressione del profeta che dice: Gloria a Dio, benedetto il nome del Signore. Dice: Benedetto è Gesù. Insegnaci dunque, verso 12, a contare bene i nostri giorni per acquistare un cuore saggio. Insegnaci dunque a contar bene i nostri giorni per acquistare un cuore saggio. Dopo che quest'uomo di Dio aveva visto cadere moralmente e spiritualmente i suoi fratelli, le sue sorelle, il popolo che Dio gli aveva affidato da pascere, da liberare, dopo che aveva visto ribellioni, dopo che aveva visto tumulti, dopo che aveva visto mormorii e dopo che aveva considerato veramente le miserie e la fragilità umana, al centro di questa preghiera si trova questa espressione, dice insegnaci. E anche noi stasera vogliamo dire Spirito Santo, insegnaci, gloria al nome del Signore. In questi tempi, come anche nel passato, si sono imposti molti leader, molti capi, molti si sono professati o ancora si professano come maestri, ma la scrittura dice che l'unico maestro, l'unica guida, alleluia, vera per ogni credente è il Signore Cristo Gesù. Ed egli ci ha donato del suo Santo Spirito. Alleluia. Ci ha donato della sua presenza. Alleluia. E la sua presenza in noi, fratelli e sorelle, vuole compiere un'opera straordinaria, un lavoro particolare, un lavoro certosino. Gloria al nome di Dio. Sapete cosa penso? Penso che dare a Dio il nostro tempo vuol dire dare anche la nostra disponibilità. Ci sono molti che hanno nel cuore il desiderio di servire il Signore,
E io voglio dirti questa sera che servire il Signore non vuol dire soltanto stare dietro a un pulpito o avere un posto magari di responsabilità in una chiesa. Servire il Signore è molto e ben altro. E non sono solo i ministri di Dio che sono chiamati a servire, eh? Ma ognuno di noi siamo chiamati ad essere, alleluia, ambasciatori, ad essere portatori di cosa? Del Vangelo, della buona novella del regno di Dio. Anche noi siamo chiamati, gloria a Dio, ognuno per parte sua, a portare la potente parola del Signore, parola che quando entra nel cuore dell'uomo, alleluia, genera un terremoto, qualcosa di soprannaturale, qualcosa di straordinario. Cosa succede quando lo Spirito Santo ci tocca? Iniziano le domande. E allora ci parliamo fra noi e noi. Come dicevo la settimana scorsa, entra la nostra coscienza. E allora iniziamo a porci delle domande sulla nostra vita. Iniziamo a porci delle domande sul nostro cammino, iniziamo a porci delle domande sulla nostra esistenza e sentiamo che dentro di noi c'è qualcosa di particolare, è la potenza del Signore, lo Spirito. E noi non dobbiamo avere paura, perché la parola ci porta verso il cambiamento. Io dico sempre, chi mi conosce lo sa, che nella Bibbia il Signore ha voluto farci pervenire non soltanto i buoni esempi di coloro che sono stati fedeli, ma ha voluto farci pervenire anche coloro che non sono stati buoni esempi. Ha voluto farci pervenire il Signore attraverso la sua santa parola anche gli sbagli e le cadute di coloro che veramente erano i più timorati, i più pii, i più santi. Ha voluto il Signore farci pervenire le sbavature. Gli zoppichii del suo popolo. Ma perché, cari? Affinché noi non cadiamo negli stessi errori, perché quando noi vediamo nella scrittura uomini e donne credenti che hanno voltato le spalle a Dio, subito possiamo evincere che un giudizio si è manifestato nella loro vita. Alcuni dicono erroneamente che leggendo la Bibbia sembra che il Dio dell'Antico Testamento sia diverso dal Dio del Nuovo Testamento, ma non è affatto così. È vero, nel passato il Signore, nella dispensazione della legge, ha esercitato dei giudizi in una maniera diversa, ha permesso una disciplina diversa. Ma perché? Perché? Per dare un monito e per portare il popolo verso il suo timore. Il timore di Dio, cari amici, non è la paura. Il timore di Dio è quel sentimento dentro di noi che ci fa rimanere riverenti. Il timore di Dio è quel sentimento che ogni giorno ci porta a studiarci per come poter piacere di più al Signore, per come poter di più onorarlo, per come poter di più essere strumenti efficaci nelle sue mani. Gloria al nome del Signore. Il cuore di quest'uomo, sappiamo tutti il ministero che Mosè ha avuto, dice la scrittura che un altro profeta come lui non c'è mai stato perché con lui l'Eterno parlava faccia a faccia, gloria al nome del Signore. Gustò qualcosa di straordinario. E in un momento particolare della sua vita e si espresse con questo salmo,
facendo evincere gloria a Dio ed esaltando primariamente l'eternità di Dio. È vero, cari amici, cari fratelli, noi siamo su questa terra di passaggio. Siamo come un vapore, dice la scrittura, ma Dio è eterno. Alleluia, gloria al suo santo nome, ed egli regge ogni cosa mediante la sua gloria e la potenza della sua parola. E quest'uomo, considerando tante cose, si esprime esaltando la gloria di Dio, esaltando l'eternità di Dio, la sua grandezza, alleluia, e altresì mettendo davanti la percezione della fragilità umana. Quest'uomo si esprime e dice: Signore eterno, tu sei stato un rifugio per noi, d'età in età. Alleluia. Sei stato sempre disponibile. Siamo stati l'oggetto delle tue cure, l'oggetto delle tue attenzioni. Ma noi non siamo stati fedeli. Affatto. E dopo diversi anni che io ho camminato con te, Signore, devo considerare, alleluia, che la vita dell'uomo è come l'erba. Gloria a Dio. Gloria al nome del Signore, alleluia. Dice tu, verso 5, li porti via come in una piena, sono come un sogno, sono come l'erba che verdeggia la mattina. Verso 6 dice: la mattina essa fiorisce e verdeggia, e la sera è falciata e inaridisce, poiché siamo consumati per la tua ira e siamo atterriti per il tuo sdegno. Servire il Signore, cari, non è facile. Penso che questo qua lo abbiamo compreso, ma Egli ci dà a noi i mezzi e ci mette nella giusta posizione per poter camminare con Lui attraverso il sacrificio del figliuolo, ma Egli ogni giorno, gloria a Dio, vuole avere nei nostri cuori il posto che gli spetta. E il posto che spetta a Dio nella tua vita e nella mia vita è soltanto il primo posto. Egli vuole essere al centro del tuo cuore, perché quando egli sarà al centro del tuo cuore, gloria a Dio, ogni idolo sarà abbattuto. La casa, alleluia, perché il cuore dell'uomo è paragonato ad una casa, sarà pulita, sarà sistemata, e quando egli sarà al centro, alleluia, avverrà ciò che è scritto nel saggio, nel libro dei Proverbi, dice: il cuore del re nelle mani del Signore è come un corso d'acqua, egli lo dirige ovunque vuole. Quando noi veramente diciamo: Signore, prendi il mio cuore, Signore, possiedimi, il mio tempo lo dono a te, Signore. Quando noi veramente facciamo queste dichiarazioni di fede, c'è una resa, e quando c'è la resa nella nostra vita, finisce il governo della carne e inizia il governo dello Spirito Santo. Gloria al nome del Signore, perché cari, siamo tutti in pericolo, anche noi siamo in pericolo come il popolo di Israele, alleluia, di essere infedeli al Signore. Anche noi siamo in pericolo da un momento all'altro di poter mormorare, di poterci lamentare. Gloria a Dio. Se voi leggete, alleluia, magari per conto vostro, nel libro dei Numeri al capitolo 14 si parla di una generazione che stava andando scomparendo a causa della loro incredulità, a causa della loro ribellione. In poche parole, coloro che uscirono dall'Egitto, alleluia, morirono nel deserto, pellegrinando.
e della vecchia generazione, soltanto Giosuè e Caleb poterono entrare nella terra promessa, perché Giosuè e Caleb stimavano di valore ogni secondo, ogni minuto, eh? Alleluia! Avevano servito Dio pienamente. Alleluia, dice la scrittura, erano animati da un altro spirito. Benedetto è il nome del Signore. Sapete, cari, il nostro cuore, se è disponibile davanti a Dio, è come una coppa dove Egli versa, alleluia, versa la sua acqua, dice la scrittura, perché fiumi d'acqua viva sgorgeranno dai seni di coloro che avranno creduto nel nome di Gesù, saranno stati lavati nel suo sangue e mediante il suo sacrificio avranno ricevuto il dono dello Spirito Santo. Gloria a Dio. Quindi abbiamo l'opportunità di camminare con il Signore, di godere della sua comunione, ma altresì di essere strumenti nelle sue mani. Siamo chiamati, gloria a Dio, a benedire gli altri. Siamo chiamati a guarire, siamo chiamati a liberare, siamo chiamati ad operare nella potenza dello Spirito Santo mediante la buona, santa, giusta, preziosa parola del Signore. E tu ogni giorno, quanto tempo dedichi al Signore? Rispondi tu stesso a questa domanda. Anzi, ponila a te stesso. Ma io ogni giorno quanto tempo dedico al Signore? Nell'arco della giornata, quando corro, quando mi affatico, quando ho 2000 cose per la testa, ci penso a Dio. Sapete, il tempo è un po' come la sabbia, no? Se voi prendete un pugno di sabbia e lo stringete, sfugge. E nella scrittura siamo esortati, anche per mezzo degli apostoli, a recuperare il tempo perduto. In poche parole, non c'è più tempo. Non c'è più tempo, gloria al Signore, per giocare. È venuto il tempo veramente che tu ti metta a servire il Signore. È venuto il tempo in cui veramente tu possa mettere mano all'aratro, considerando, come disse quest'uomo di Dio, questo santo uomo di Dio, che il Signore è eterno, alleluia, e tu sei piccolo, debole, fragile. Prima o poi dovremo lasciare questa terra e io spero che tutti noi possiamo lasciare primariamente un buon esempio. Perché quando noi non ci saremo più su questa terra, se noi siamo stati giusti, dice la memoria del giusto sarà ricordata, anche quando noi non ci saremo più, ci sarà sempre qualcuno che citerà le nostre opere per il Signore. Ci sarà sempre qualcuno che ricorderà qualcosa di particolare. Ci sarà sempre qualcuno che annuncerà una testimonianza che ci riguarda in una maniera diretta o indiretta. Alleluia. Dai il tuo tempo al Signore, non te ne pentirai, Egli ti farà vedere la tua gloria. Inizia a rinunciare a qualcosa. Inizia a rinunciare a qualcosa. E reputa ogni giorno importante, perché i grandi cambiamenti, non vengono dall'oggi al domani. Ci sono alcuni che pregano per il risveglio. Signore, manda un risveglio. Signore, manda un risveglio. Ma come mai non accade mai nulla? Non è nell'interesse di Dio.
mandare un risveglio e benedire la Chiesa. Alleluia, mediante battesimi nello Spirito Santo, mediante i doni, mediante i ministeri, mediante la sapienza. Certo, cari, il Signore vorrebbe risvegliare in un attimo il suo popolo, ma chi legge la parola di Dio sa che questo non è possibile, perché gli uomini non sono disponibili ad obbedire pienamente al Signore. Lo Spirito Santo ci brama infino alla gelosia. Fratello, sorella, quando tu cammini per i sentieri di questo mondo, portando avanti, gloria a Dio, ciò che è il tuo lavoro, magari, alleluia, i tuoi interessi, ciò che a te piace, ci sono dei momenti in cui lo Spirito Santo ti brama gelosamente perché vorrebbe, alleluia, manifestarsi in una maniera forte, gloriosa, tangibile. Mi viene sempre in mente un appello straordinario. Si trova scritto, alleluia, nel libro del profeta Isaia, al capitolo 6, dove una voce nella gloria dice: chi manderò e chi andrà per noi? Ancora oggi è valido questo appello, eh? Perché noi non abbiamo bisogno, per essere missionari, di andare necessariamente in Africa, o nei Balcani, o in America, o in altre parti del mondo. Noi possiamo iniziare ad essere, gloria a Dio, missionari nel luogo dove Dio ci ha posti. Iniziamo a fare la differenza nella nostra chiesa locale. Iniziamo a fare la differenza nella nostra famiglia. Iniziamo a fare la differenza nel posto di lavoro dove Dio ci ha collocato, nella scuola, nella società. Gloria a Dio, iniziamo a disporci come una coppa, alzando le nostre mani e chiedendo a Dio veramente di riempirci delle sue virtù celestiali. Ed egli lo farà. Gloria a Dio. Parlavo prima del risveglio, ma perché questo risveglio non accade? E tante volte si guardano gli altri, e tante volte ci sono i mormorii. Sapete, ci sono stati diversi momenti nella vita di Mosè e di Aronne in cui loro, a cagion del loro ministero, stavano per essere lapidati dal popolo. E ancora oggi ci sono molti in seno alla Chiesa che parlano male dei ministeri. Le cose vanno male, la colpa è subito dei pastori e dei profeti e degli apostoli, la colpa è dei diaconi e degli anziani. No, se le cose vanno male, la colpa è di tutti. Gloria al nome del Signore. Fratello, sorella, vuoi veramente il risveglio? Prima devi sperimentarlo tu. Come una scintilla, gloria a Dio, un fuoco si accende, dice un canto antico. Un fuoco iniziò da una piccola scintilla. Gloria al nome del Signore. E magari tu sarai un innesco nella tua comunità, nella tua famiglia, nella società, e a mezzo di te altri, vedendo, gloria a Dio, quel calore, quel fuoco, quella luce che viene dalla presenza di Dio, saranno incoraggiati a venirti appresso e a camminare nell'ubbidienza e nella sottomissione al Signore. Cosa aspetti? Non perdere tempo, perché tempo non ce n'è più. Esaminando questo salmo, gloria a Dio, appunto viene esaltata l'eternità di Dio, c'è la percezione della fragilità umana, ma altresì il profeta fa appello ad una cosa straordinaria, una cosa veramente meravigliosa, che è la misericordia divina. Oh, ma quanta pazienza il Signore ha verso di me, verso di te. Chissà da quanti anni Dio ti ha visitato. Chissà da quanti anni il Signore la mattina ti sveglia e ti mette davanti delle cose che tu devi fare. Chissà da quanti tempo lo Spirito Santo sussurra per diverse cose che tu devi mettere a posto nella tua vita. Ma cosa aspetti, fratello e sorella? Cosa aspetti? Che il tempo scorra? Eh? Che i tempi belli passino? Perché voglio dirti che tutto è vanità la giovinezza, vanità è la ricchezza,
Ogni cosa che si trova sotto il sole, di sé saggio, è vanità. Vogliamo iniziare ad affaticarci, gloria a Dio, non per le cose che passeranno, quindi per le cose secolari che hanno un tempo, ma vogliamo iniziare ad affaticarci per le cose che hanno un valore eterno. Iniziamo ad alzare gli occhi al cielo, iniziamo a prodigarci, alleluia, per le cose di lassù, dove Cristo è seduto. Vado verso la conclusione. E ci troveremo bene, perché tutto parte dall'interiore, tutto parte dall'interno, gloria al nome di Dio. Tante volte diciamo al Signore: Signore, cambia le cose attorno a noi, ma Dio prima le vuole cambiare dentro. Dio ci benedica. Grazie, grazie, grazie Pastore, Dio ti benedica e per la bella riflessione. Molte volte il Signore ci parla e noi rimandiamo. Esempio, c'è un salmo, Salmo 27, verso 8, che dice: Il mio cuore mi dice da parte tua, cercate la mia faccia. Molti credenti sentiamo questa voce, però non facciamo come continua il verso. Io cerco la tua faccia, Dio. Noi rimandiamo e questi rimandare un poco alla volta ci portano ad affievolire il nostro rapporto con Dio. E perciò facciamo bene a contare non i nostri giorni, vogliamo contare le nostre ore. Grazie, Dio ti benedica. Pace, Pace, Pastore. pace. Ed ora abbiamo il fratello Massimo Mazzarà, il pastore. Pace, mi senti? Pace, Pastore Leonardo, pace a tutti, ben ritrovati. Siamo un po' in È una ritardo, ma bella. la tua mezz'ora non te la toglie nessuno. Va bene, ma Eh? non. È una Quando bella serata, è una bella possiamo serata. prendere Abbiamo una ascoltato. bocconata in più, ce la prendiamo Abbiamo sempre. ascoltato già la parola del Signore e possiamo dire che è una Vai bella, una avanti buona. tranquillo e lasciati guidare dallo Spirito Santo. Amen, grazie Pastore. Il mio messaggio, la mia meditazione stasera ha un titolo, dice: Vai, andate, io vi mando. C'è qualcuno che ci sta mandando, è come una garanzia che riceviamo, no? E in questi ultimi periodi più volte ho riflettuto su quanto non sia per niente semplice la missione che il Signore ha compiuto e che a sua volta fino al giorno d'oggi lui ha affidato alla sua Chiesa, quindi a noi, ai suoi discepoli. E riflettevo anche sul fatto che noi siamo sempre in missione, siamo continuamente in missione. E perché noi giornalmente, no, quotidianamente parliamo alle persone di Gesù, si vengono a creare quotidianamente diverse tante opportunità, per poter annunciare il Vangelo, ma riscontriamo anche che ci sono ancora davvero tante persone che si oppongono al Vangelo. Anche a volte addirittura riceviamo qualcuno che si scaglia contro di noi, no? Contro coloro che lo annunciano, perché purtroppo in molti casi c'è questa opposizione che non è dovuta alla fragilità o all'incertezza umana delle persone, ma è proprio un'opposizione di volontà. Molti si oppongono volontariamente perché oggi le persone sono ormai così radicate fortemente nel peccato, che scelgono consapevolmente a volte il peccato, di vivere nel peccato, di avere uno stile di vita peccaminoso, e poi cercano in tutti i modi, ecco, si voltano contro di noi perché in qualche modo devono giustificare quello stile di vita che per scelta hanno intrapreso. E purtroppo la mia riflessione mi portò a considerare che la missione che abbiamo quindi non è una missione molto facile, neanche, non è la missione, non è facile nel mondo, ma molte volte riflettevo che non è facile a volte neanche dentro la Chiesa, tra noi credenti, no? Perché anche nel corpo di Cristo ci si ritrova spesso a dover lottare per persuadere le persone, come già è stato detto prima.
a convincere a volte noi stessi, alle persone, ai credenti, a servire il Signore, ad avere gioia, zelo nel servirlo, perché ognuno porta le proprie scuse, ognuno ha le proprie motivazioni e devo dire molto spesso anche motivazioni giuste, accettabili, legittime, ma non per questo giustificabili. Ok? Quindi mi tornò in mente qualche episodio della scrittura in cui Gesù dovette affrontare proprio questo problema. Per esempio, senza andare lontano, perché i versi chiave del messaggio di questa sera sono in Luca capitolo 10, ma voglio leggere qualcosa prima del capitolo 9 e leggiamo nel verso 57 del capitolo 9 e dice: avvenne che mentre camminavano per la via, qualcuno gli disse: Signore, io ti seguirò ovunque andrai. Ma Gesù gli disse: le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Poi disse a un altro: seguimi. Ma quello rispose: Signore, permettimi prima di andare a seppellire mio padre. Gesù gli disse: lascia che i morti seppelliscano i loro morti, ma tu va ad annunziare il regno di Dio. Ancora un altro gli disse: Signore, io ti seguirò, ma permettimi prima di congedarmi da quelli di casa mia. Gesù gli disse: nessuno che ha messo la mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Un altro episodio, mi ricordo, scusate, è la parabola del gran convito, dove Gesù dice che un uomo fece una grande cena e che mandò il suo servo a chiamare gli invitati e tutti cominciarono a trovare scuse per non andare. È scritto in Luca 14 al verso 18 e 19, 20. Dice: tutti allo stesso modo cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: ho comprato un podere e devo andare a vederlo. Ti prego di scusarmi. Un altro disse: ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli. Ti prego di scusarmi. Un altro ancora disse: ho preso moglie e perciò non posso venire. Ora, ho fatto questa breve meditazione, no? Ho premessa, parentesi, per capire, prima del messaggio, per capire quanto sia veramente difficile la missione che ci è stata affidata. Le persone vivono liberamente scegliendo il peccato come stile di vita e sono attratti perché lo scelgono, perché dobbiamo anche riflettere sulle cose, perché scelgono il peccato? Perché sono attratti dall'inganno che tutto questo inseguire in nulla si chiami progresso, perché poi in realtà stanno inseguendo il nulla e loro lo chiamano progresso, civiltà, elevazione dell'uomo e così via. Non sanno invece, non sapendo che il peccato è un male che attacca l'uomo. Il peccato è un male che lo attacca e lo distrugge l'uomo, lentamente e a volte anche velocemente, nell'interiore, nell'esteriore, a seconda dei casi. Capite? Quindi c'è già sulla base, fondamentalmente, c'è un inganno incredibile. Il peccato è fonte di schiavitù. Le persone vivono nel peccato, alcuni sono convinte che prosperano, che sia civiltà, che sia modernità, che sia, la modernità che porta delle cose che porta più avanti, che sia crescita. Ma il peccato è fonte di schiavitù. Non è fonte di libertà. Il peccato è fonte di tristezza e non è fonte di gioia. Il peccato atrofizza e non fa crescere le persone. Adamo ed Eva, dopo il peccato, conobbero la paura, conobbero la vergogna, l'inquietudine, il contrasto, il non amore. Mentre prima avevano un'altra visione completamente della vita. Così oggi, a causa del peccato che entra nel cuore, ci sono famiglie intere coinvolte, che sono coinvolte in questo. E se il peccato entra nel cuore, famiglie intere vengono sconvolte, vengono deturpate della loro bellezza originaria, perché Dio ha creato la famiglia in modo meraviglioso. L'origine è stupendo.
E invece a causa del peccato vengono resi sterili, vengono famiglie desolate, famiglie in cui regna ingiustizia e torna conto personale in tutte le cose della vita. E la stessa cosa accade in ogni ambito in cui l'uomo vive, compreso, dicevo, una porzione anche della Chiesa di Gesù Cristo. La missione della Chiesa oggi è alquanto difficile, perché ci sono delle teorie esistenziali inventate dall'uomo e direi da Satana, scusate, direi da Satana, che vorrebbero sostituire il Vangelo. Cosa che non è assolutamente possibile, perché invece il Vangelo dovrebbe essere il pilastro essenziale su cui costruire la storia dell'umanità, capite? Il mondo è invaso dalla zizzania. Il mondo è come invaso da quest'erba che deturpa tutto il terreno, che circonda da ogni parte la cultura, la rende cieca, incapace di produrre frutti di salvezza. E la gente sembra come che non capisca le cose, la gente sembra come che non riesca a capire, come che non sia intelligente, a causa del peccato. Questo produce nelle persone quella sottile paura di affermare la propria identità cristiana. Ecco perché c'è un respingimento quasi, per cui tutto va bene nel mondo di oggi, accettiamo tutto, le persone non hanno problemi a parlare di nulla, tranne quando si parla di Gesù o della sua Chiesa. Ci fate caso a questa cosa? Parlano di tutto, tutto viene accettato, ma appena si parla di Cristo, appena si parla della Chiesa, cominciano ad avere il travaglio, non vogliono nemmeno parlarne. E purtroppo accade questo perché? Perché oggi c'è una propaganda violenta. Dobbiamo affermare che ai giorni nostri veramente Satana ha in mano la stragrande maggioranza dei posti dove c'è l'informazione, dove si fa informazione. E quindi la propaganda televisiva, dei social, tutti i ciberspazi sono gestiti e sono quasi tutti sotto il dominio del diavolo. E quindi da lì arrivano tutti questi messaggi diabolici, come che il peccato è un'innovazione, come che il peccato fosse la crescita dell'umanità. Ma noi sappiamo che nonostante tutto questo, noi non dobbiamo scoraggiarci, perché nel nostro piccolo, ecco, il credente, ecco, torniamo al titolo del messaggio, andate, io vi mando, adesso vedremo, entreremo nel vivo nel cuore del messaggio, ancora non abbiamo letto il verso chiave. Noi sappiamo che nonostante tutto questo, noi non ci dobbiamo scoraggiare, perché nel nostro piccolo noi possiamo fare tanto, perché una parola pronunziata con la sapienza e la potenza dello Spirito Santo, se noi siamo ripieni dello Spirito Santo, può cambiare totalmente in un solo istante la vita di tutti, di coloro che lo ascoltano, la vita di una persona, capite? Loro ha voglia che hanno i mass media, che hanno tutti i canali di informazione e propagandano sempre il peccato. Basta una parola pronunziata, guidata e sapientemente detta dallo Spirito Santo, può cambiare la vita di una persona, così come è successo ad ognuno di noi. Qualcuno ci ha dato una parola che lo Spirito Santo ha messo nella sua bocca e siamo stati fulminati da quella parola e ci siamo arresi nelle mani del Signore. Gesù, in un verso del testo che leggeremo, disse molto chiaramente una cosa. In Luca 10, al verso 3, dice: andate, ecco, leggo da Luca 10, verso 3, ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Ora, questa affermazione di Gesù non sembra per niente rassicurante, no? Qualcuno dirà, wow, ma ho paura, ma già Gesù stesso ci sta dicendo. Ma se voi, magari dopo vi leggerete tutto il paragrafo, tutto il capitolo, capirete che invece è tutto il contrario, perché Gesù non è uno sprovveduto che manda i suoi allo sbaraglio. Gesù, dicendo in quel modo, Gesù sta dando la sicurezza
a tutti coloro che vengono mandati che niente e nessuno potrà fargli del male. Infatti, questo viene confermato dal resoconto che i 70 che furono inviati diedero al loro ritorno. Che se leggiamo in Luca capitolo 10, ecco che entriamo nel vivo del messaggio, che è il capitolo 10 di Luca, saltellando leggeremo qualche verso, il verso 17 dice: ora i 70 tornarono con allegrezza, dicendo: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel nome tuo. E quindi vedete che successivamente vediamo il resoconto, perciò vedete, il resoconto è incoraggiante. I 70 tornarono allegri, contenti, perché hanno scoperto che anche i demoni gli erano sottoposti, cioè capite, hanno scoperto che non c'era problema, sono stati assistiti da una forza soprannaturale. Allora il vero messaggio di questa sera, di questa meditazione, si trova proprio nei versi successivi a questa affermazione dei discepoli, perché Gesù, il che Gesù dice, no? Che Gesù esprime, quando loro dicono sono tornati contenti, ah, anche i demoni ci sono sottoposti, Gesù risponde e dice qualcosa, e leggiamo il verso 18 e 19, sempre di Luca 10. Egli disse loro, vediamo la risposta di dal cielo come una folgore: ecco, io vi ho dato il potere di calpestare serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male. Tuttavia non vi rallegrate del fatto che gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Wow! Gesù ti sta dicendo che tutte le volte, cioè capite, loro tornarono contenti e Gesù ha detto: ogni volta io vedevo Satana cadere dal cielo. Cioè Gesù ti sta dicendo: tutte le volte che tu operi nel suo nome, tutte le volte che tu riesci a non conformarti a questo mondo, tutte le volte che tu vinci, lui vede Satana cadere dal cielo. Cioè ogni volta che tu vinci, il nemico viene atterrato, il nemico viene sconfitto, gloria a Dio. E continua dicendoti che ti ha dato il potere, io vi ho dato il potere, ogni potere mi è stata data, dice, e continua, che ti ha dato il potere, cioè l'autorità sopra tutta la potenza del nemico. Significa che se tu ubbidisci e vivi secondo i suoi principi, secondo il suo mandato, perché è lui che ti manda, quando lui dice andate, io vi mando, tu puoi stare tranquillo. Se tu vivi così, tu sei più forte di tutta la potenza del nemico, e ti tranquillizza dicendoti che nulla potrà farti del male. Perciò, cari nel Signore, fratelli, sorelle, che state ascoltando, il tuo esempio di vita, la tua testimonianza di vita produce molto frutto. La tua fermezza, il tuo essere fermo, stabile, a non conformarti a questo mondo, è un'arma potente che mette in crisi il diavolo. È un'arma che mette in crisi il nemico. Il tuo amore, la tua offerta della tua vita, che tu offri la tua vita, è come un potente concime che feconda il terreno e lo rende capace di produrre frutti, capisci? Quanto è importante la nostra vita, come noi viviamo il cristianesimo. Gesù ci manda come agnelli in mezzo ai lupi, ma ci garantisce la sua presenza ovunque siamo e ovunque operiamo nel suo nome. Gesù non ci manda mai allo sbaraglio, ma ci equipaggia con degli strumenti che noi stessi dobbiamo produrre. Gloria a Dio. Sei tu. Gesù ha detto: io ho provveduto. Tu vai, se io ti mando, tu vai come io ti mando e puoi stare tranquillo che nulla ti accadrà. Sapete, io come pastore mi trovo molto spesso ad ascoltare persone che sono nella fede ma non riescono a vincere le loro imprese o le loro battaglie, e infine il discorso si trasforma sempre in un perché Dio non agisce, perché tutti i classici perché che conosciamo, perché Dio non risponde, quindi... Cioè si trasforma alla fine quasi come in un giudizio che le persone danno a Dio. Io voglio dirti una cosa molto sinceramente, stasera non ti dirò il perché.
non gliel'ho detto a loro, a tutti quelli che me l'hanno chiesto, e non glielo dirò neanche a voi, perché non perché non voglio, ma perché in realtà anche io a volte non riesco a vincere qualche impresa, qualche battaglia, o in realtà non posso, non potrò mai rispondere a questa domanda. Perché dipende a volte da noi, e Dio è Dio. Ci sono cose che noi non possiamo individuare perfettamente e chiaramente, ma vi farò notare una cosa molto importante che deve essere compresa da noi tutti. Gesù ha dato il potere di vincere su tutta la potenza del nemico, lui ha detto, a chi ha ubbidito e seguito le sue indicazioni. E lui stesso gli diede delle indicazioni, no? Quando li mandò. Quindi il problema dove sta? Perché dico che a volte anche io non riesco a vincere qualche battaglia? Perché a volte penso di avere le indicazioni, quelle mie, e perdo la direzione di avere le indicazioni del Signore. Perciò ora voglio dirvi qualcosa in merito. Non tutti coloro che accettano Gesù automaticamente ricevono questo potere, questa potenza sopra il nemico, che non è una cosa che avviene in automatico, perché sarebbe misticamente, sarebbe come ricevere dei poteri soprannaturali. Ah, io divento cristiano, mi converto al Signore e ricevo i poteri soprannaturali. Non è così, perché veramente non è così. Quando in realtà il soprannaturale è lui che lo opera, è sempre lui che opera il soprannaturale. E quindi questa cosa è una cosa importante che noi non dobbiamo mai dimenticare. Non è automatico che perché vai nella chiesa evangelica tu hai tutta vinci sulla potenza del nemico. Non è automatico che perché ti sei battezzato vinci sulla potenza del nemico, forse perché hai frequentato la scuola biblica. Non è automatico, nelle circostanze della vita devi vincere, ma devi vincere ubbidendo al mandato del Signore. Infatti voglio avviarmi anche verso la conclusione di questo messaggio, enfatizzando l'ultimo verso che poi è quasi la condizione perché tutto questo avvenga, no? Gesù disse nel verso 20, sempre del capitolo 10 di Luca, tuttavia, dopo che dice tutte quelle cose, ha detto, tuttavia, non vi rallegrate del fatto che gli spiriti vi sono sottoposti. Ma rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Gloria a Dio. Gesù ti sta dicendo, durante la tua vita tu passerai delle stagioni, momenti in cui riuscirai a vincere sulla potenza del nemico. E non c'è problema perché io l'ho operato quello, io opero quello. Ma ciò di cui tu ti devi preoccupare non è la dimostrazione di vincere tutto sulla potenza del nemico. Ciò di cui ti devi preoccupare è di perseverare fino alla fine, perché solo quello è ciò che ti darà la certezza che il tuo nome sia scritto nei cieli. Ok? Chi persevererà fino alla fine? Gesù stesso nel suo sermone sul monte, proprio mentre parlava dei segni della fine dei tempi, parlò di perseveranza. E nel Vangelo di Matteo, capitolo 24, verso 9 al verso 13, leggiamo: allora vi sottoporranno a supplizi e vi uccideranno e sarete odiati da tutte le genti a causa del mio nome. Allora molti si scandalizzeranno, si tradiranno e si odieranno l'un l'altro e sorgeranno molti falsi profeti e ne sedurranno molti, perché l'iniquità sarà moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Cari nel Signore, Gesù sta parlando qui a credenti, sta parlando a coloro che saranno perseguitati a causa del suo nome. Quindi sta parlando a noi credenti. Molti di noi siamo cristiani da tempo, alcuni da poco tempo, alcuni di più, alcuni meno, ma abbiamo capito e imparato quanto dura può essere a volte la battaglia nella vita di un cristiano e quanto bisogna combattere per vincere la lotta contro il peccato. È vero, lo abbiamo imparato sulla nostra pelle, sulle nostre spalle, sulle nostre fatiche. È vero, è dura, però
può essere molte volte è dura combattere le battaglie, molte volte è duro combattere per vincere anche contro le tentazioni del peccato, ma la perseveranza nella fede, Gesù sta dicendo chiaramente, la perseveranza nella fede è uno dei segni esteriori più concreti e affidabili come prova di una reale conversione. Questo, la perseveranza nella fede è ciò che ci fa essere veri credenti, è ciò che ci fa essere seguaci di Cristo, è ciò che ci fa essere veri cristiani. Una persona che afferma di essere un credente lo dimostrerà perseverando tutta la sua vita nei principi divini, nell'ubbidienza a Dio, nonostante le tentazioni, nonostante le difficoltà, nonostante le sfide che potrà incontrare sul suo cammino con Dio, lui persevererà e dimostrerà sempre la sua fedeltà e la sua perseveranza nella fede. Questo è. Perché è vero, ci sono a volte le prove. Nonostante essere perseveranti, voglio dire un'ultima cosa. Nonostante essere perseveranti e molto importanti, non significa essere perfetto. Perché anche un cristiano perseverante non è un credente che non sbaglia mai, un cristiano perseverante non è un credente che non pecca mai, ma è un discepolo che, a prescindere da tutte le sue debolezze, a prescindere dalle difficoltà che può attraversare, procede costantemente cercando di fare sempre la volontà di Dio. Ecco, questo è per essere perseveranti. Non vuol dire che non sbagliamo mai, non vuol dire che siamo perfetti, non lo saremo mai. Ma essere perseveranti è comprendere, avere la convinzione che la nostra via, la nostra strada non deve mai scostarsi dal fare la volontà di Dio, anche se a volte sembra che non ci riusciamo, rimettiamoci nelle mani del Signore, chiediamo perdono, sottomettiamoci davanti alla maestà di Dio e andiamo avanti. Perseverare fino alla fine, fratelli cari, vuol dire essere disposti a lasciarsi mettere in discussione dalla parola di Dio. Questo vuol dire perseverare fino alla fine, mettersi in discussione, lasciarsi mettere dalla parola, esaminare dalla parola. Ci sono alcuni che pensano che non hanno più nulla da imparare dalla parola di Dio, ma io ti dico, la parola di Dio ogni minuto, ogni istante ha una rivelazione, ha un'illuminazione per la nostra vita. E quindi non abbiamo mai finito di imparare dalla parola. Allora significa che fino all'ultimo respiro di vita che noi abbiamo su questa terra, dobbiamo essere perseveranti. Significa fino a quell'ultimo respiro dobbiamo essere disposti a lasciarci mettere in discussione dalla sua parola. Capite? Essere perseveranti significa permettere allo Spirito Santo di penetrare nel nostro cuore per mostrarci dove stiamo sbagliando e non avere l'atteggiamento no, io non sbaglio, perché a volte sbagliamo. Ma essere perseveranti significa permettere a colui che penetra in profondità, che guarda i cuori, e lo Spirito Santo che scruta i nostri cuori, permettergli di penetrare e farti rivelare dov'è il problema, dov'è lo sbaglio. Questo significa essere perseveranti, significa permettere all'amore di Dio di agire nel nostro cuore per guarirci e liberarci dalla mancanza di perdono, se c'è, capite? Questo significa essere perseveranti. Concludo dicendo che essere perseverante significa decidere di farsi influenzare dallo Spirito Santo in ogni scelta e movimento della nostra vita. E allora sì che saremo, allora andremo, ma saremo mandati da Gesù. E se saremo mandati da Gesù, come lui ci ha detto nella sua parola, noi riceveremo tutto. Io vi ho dato, come ha detto, io vi ho dato il potere di calpestare serpenti e scorpioni. Allora sì che avremo tutta quella potenza per poter sconfiggere il nemico. E quindi voglio ricordarti che tutte le volte
Tutte le volte che tu non ti conformi al mondo, tutte le volte che tu riesci a resistere alle tentazioni, tutte le volte che tu vinci, Gesù ha detto: io vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Gesù vede Satana sconfitto. E così anche noi, tutte le volte che vinciamo contro le tentazioni, tutte le volte che lasciamo operare lo Spirito Santo nei nostri cuori per cambiarci, per trasformarci, per rivelarci Gesù, per rivelarci la sua parola, per guidarci, Satana viene sconfitto. Allora, se vuoi vincere contro le opere di Satana, devi fare una sola cosa: devi ubbidire al mandato del Signore. Devi seguire le indicazioni che attraverso la sua parola egli ti ha dato. Amen. Io ho concluso, voglio pregare con voi, Signore, ti ringraziamo con tutto il cuore per la tua parola. Ti prego che attraverso l'azione e l'opera dello Spirito Santo, si confido nell'azione e nell'opera dello Spirito Santo che compunge i cuori. E ti prego che in questo momento tu possa compungere i cuori di ognuno che ha ricevuto questa parola in terreno fertile per poter portare il frutto che tu hai stabilito. Signore, vogliamo sottometterci a te, vogliamo veramente rimetterci nelle tue mani, essere ubbidienti affinché possiamo andare nel tuo nome e vincere, conquistare i territori in mano del nemico, Signore, perché tu ci hai dato tutta la potenza contro il nemico, Signore, e ci hai dato autorità di calpestare serpenti e scorpioni. Grazie, vogliamo dirti, per questa parola che ci cambia e ci trasforma, Signore. Continua a parlare ai nostri cuori, Signore, e opera, Signore, la tua potenza che in noi, Signore, per poter noi ricevere quelle vittorie che tu hai già provveduto nei luoghi celesti, possiamo ricevere nei luoghi terrestri. Grazie Padre, benedici ancora la tua parola per il seguito della serata e parla ai nostri cuori anche durante la notte, Signore, perché dacci sogni spirituali, dacci rivelazioni, Signore, della tua parola affinché possiamo avere chiaro in mente, Signore, qual è il tuo mandato e quando tu ci dici andate, Signore. Grazie Padre, grazie per parole di vita, grazie per il pastore Petrone, grazie per l'opera che tu hai stabilito nella sua vita attraverso questa televisione. E noi ti diciamo: sostienila con la forza della tua potenza, Signore, in ogni circostanza, in ogni cosa e in ogni necessità. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen e amen. Amen, amen, amen. Grazie Signore, grazie. Grazie, grazie, grazie Pastore. Ed è bello sentire la sostanza, perché realmente da Giovanni Battista in poi, dice il Signore, che sono quelli inistancabili che prendono il regno dei cieli. Violenti, lui dice violenti, ma vuol dire che non si stancano mai. Che lasciano e prendono, che lasciano e prendono. Quando sono con Dio parlano dagli uomini, degli uomini, quando sono con gli uomini parlano di Dio, pregano, si muovono, come quelli che suonano più strumenti, lasciano la chitarra, prendono la fisarmonica, lasciano la fisarmonica, prendono il pianoforte, non si stancano mai di imparare a suonare anche l'organetto, il flauto, e diventa un'armonia. Molti che non fanno così, cadono in depressione, cadono in scoraggiamenti, cadono in... Il Signore ha detto che da Giovanni Battista in poi noi dobbiamo fare così. Non dobbiamo fermarci, lasciamo una cosa, ne prendiamo un'altra, usciamo fuori, testimoniamo, andiamo a distribuire il Vangelo, andiamo a parlare con un altro, ci impegniamo. Quando ci muoviamo così, sembriamo quegli aratri che erano sempre, lucidi Amen. che sembra come se fossero di acciaio e invece ferro. Signore, aiutaci. Siamo Grazie. sempre in missione, sempre in missione. Grazie, Continuando. grazie per l'incoraggiamento. E io voglio dire una parola a favore di quello
che il fratello dice, la perseveranza è importante, se no cadi nello scoraggiamento. E se ti cominci a fermare, ti cominci a scoraggiare, il nemico si mette addosso come una scimmia, come un gorilla, e non ti molla, ti fa sentire pesante senza che fai niente, ti fa sentire stanco senza che fai niente. Invece se tu ti muovi sempre, lasci e prendi, lasci la preghiera, prendi la parola di Dio, poi esci fuori e parli con le persone, poi ti dai da fare ad evangelizzare, a parlare del Signore, lo Spirito Santo ti ispira, ti guida e non ti fermi più, anzi se viene la morte ti trova tanto impegnato che dice ma fammene andare perché se no questo adesso non può venire. Quando viene una malattia ti trova tanto impegnato che non hai il tempo di attaccarti, perché dice questo da che parte entro, perché non mi dà spazio. Da Giovanni Battista in poi noi siamo in quello spazio. Sono gli inistancabili che entrano nel regno dei cieli. E questo ha detto il fratello, io lo confermo ed è così. Cominci a fare così, vedi che ti cominci a energizzare, che non ti fermi più. Alleluia, gloria al Signore. Credo che abbiamo il fratello spagnolo, pace, mi senti? Amen, pace a voi, benissimo. Abbiamo bruciato un poco di tempo tuo, però mezz'ora te la prendi, non ti preoccupare. Noi abbiamo tolto tanti impegni che avevamo con la televisione, orari fissati per le persone, abbiamo detto no, la vogliamo tenere libera, senza pubblicità e senza impegni fissi, proprio perché andiamo avanti a ruota libera come ci guida il Signore. Va bene? Vai avanti, ti seguo. Amen. Ti seguiamo. Amen. Sono contento perché l'ultima parola del pastore Mazzarà ha detto la cosa più importante è quello di ubbidire al nostro mandato. E quindi la parola che porterò adesso calza alla perfezione, perché parleremo di Giona, che forse questo messaggio non l'aveva tanto ben compreso, ma le conseguenze adesso le vedremo insieme. Quindi e questa parola nasce un po' da una serie di studi biblici che stiamo facendo in chiesa, dove abbiamo esaminato le varie imbarcazioni che sono descritte nella parola del Signore. Come vi ricordate molto bene, la prima imbarcazione era quella di Noè. Infatti là il Signore ha salvato un pochettino la nuova generazione che doveva poi iniziare da capo. Poi abbiamo un'altra imbarcazione, anche se in maniera miniatura, ma ha lo stesso scopo, è quella di Mosè. Vi ricordate quella cesta che ha lo stesso significato dell'arca del Signore, perché parla sempre di salvezza. Ma in questo caso un po' si tratta di un'altra imbarcazione, ed è proprio in contrasto forse con tutte le altre, e vogliamo vedere un po' meglio e parlare di questo mandato che purtroppo Giona aveva ricevuto ma non voleva portare a compimento. Giona significa colomba, ma questa colomba stava prendendo una direzione che non era quella che Dio desiderava. Ma leggiamo insieme, e leggiamo da Giona capitolo 1 dal primo versetto e vediamo questo mandato che non viene eseguito, che non viene preso in considerazione. Leggiamo insieme da Giona capitolo 1 dal primo versetto, dove dice così: la parola del Signore fu rivolta a Giona figlio di Amittai in questi termini: alzati, va a Nineve, la gran città, e proclama contro di lei che la loro malvagità è salita fino a me. Ma Giona si mise in viaggio per fuggire a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. Sceso a Iafo, dove trovò una nave diretta a Tarsis, e pagato il prezzo del suo viaggio, si imbarcò per andare con loro a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. Il Signore scatenò un gran vento sul mare, e vi fu
sul mare una tempesta così forte che la nave era sul punto di sfasciarsi. I marinai ebbero paura e invocarono ciascuno il proprio Dio e gettarono a mare il carico di bordo per alleggerire la nave. Giona invece era sceso in fondo alla nave, si era coricato e dormiva profondamente. Il capitano gli si avvicinò e gli disse: «Che fai qui? Dormi? Alzati! Invoca il tuo Dio, forse egli si darà pensiero di noi e non periremo». Poi si dissero l'un l'altro: «Venite, tiriamo a sorte e sapremo per causa di chi ci capita questa disgrazia». Tirarono a sorte e la sorte cadde su Giona. Allora gli dissero: «Spiegaci dunque per causa di chi ci capita questa disgrazia. Qual è il tuo mestiere? Da dove vieni? Qual è il tuo paese? A quale popolo appartieni?» Egli rispose loro: «Sono ebreo e temo il Signore, Dio del cielo, che ha fatto il mare e la terraferma». Allora quegli uomini furono presi da gran spavento e gli domandarono: «Perché hai fatto questo?» Quegli uomini infatti sapevano che egli fuggiva lontano dalla presenza del Signore, perché egli li aveva messi al corrente della cosa. Poi gli dissero: «Che dobbiamo fare di te perché il mare si calmi per noi?» Il mare infatti si faceva sempre più tempestoso. Egli rispose: «Prendetemi e gettatemi in mare e il mare si calmerà per voi, perché io so che questa gran tempesta vi piomba addosso per causa mia». Tuttavia quegli uomini remavano con forza per raggiungere la riva, ma non riuscivano perché il mare si faceva sempre più tempestoso e minaccioso. Allora gridarono al Signore e dissero: «Signore, non lasciarci perire per risparmiare la vita di quest'uomo e non accusarci del sangue innocente, poiché tu, Signore, hai fatto come ti è piaciuto». Poi presero Giona, lo gettarono in mare e la furia del mare si calmò. Amen. Fin qui la parola del Signore. E voglio subito ritornare a questo mandato, come ha lasciato il pastore precedentemente. Il mandato, l'ubbidire al mandato che abbiamo ricevuto. Ora voglio fare questa considerazione. Perdonate. Ci vogliamo mettere a posto di Dio? No. Però perché Dio non lo lascia stare? Perché Dio non lo abbandona alla sua volontà? Non mi vuoi seguire? Non mi vuoi obbedire? Non vuoi adempiere a questo mandato che io ti ho dato? Perché non l'ha lasciato perdere? Io questo mi chiedo, perché alle volte, non alle volte, quasi sempre, Dio non ragiona come noi? Perché sinceramente, tante volte, magari essendo anche il pastore di una chiesa, sfido chiunque, quando ci sono magari persone che alla fine non vogliono più seguire il Signore, perché voi sapete, seguire il Signore non è sempre facile, è la cosa più bella, l'onore più grande, anche con una destinazione eterna, ma non è sempre facile. E voi capite quello che voglio dirvi, perché è come remare sempre contro corrente, è remare sempre contro l'andazzo di questo mondo, perché, ripeto, abbiamo principi che vengono dal cielo e alle volte in contrapposizione con le cose che sono in questo mondo. E non è sempre facile dare una spiegazione, non è sempre facile dare anche una testimonianza, e alle volte è stancante, perché in tutte le salse, in tutte le lingue cerchi di spiegare, di fare con l'esempio, con tutto e per tutto l'amore che abbiamo. Ma ripeto, in questo caso, perché continuare? Alla fine abbiamo questo esempio, che Dio non lo lascia, Dio non lo molla, perché lui scappava da Dio, ma Dio è più veloce e ci raggiunge sempre. Ora dico io,
Perché, Signore? Perché? E questa sera vi voglio incoraggiare per qualcuno che magari ha perso la grinta, ha perso lo zelo, ha perso quel fervore, quell'entusiasmo, ha perso lo smalto cristiano, ministeriale, e alla fine dice: ma basta, me ne vado. Perché Dio non ci molla? Leggiamo insieme, voglio trovare una soluzione insieme a voi nella parola del Signore. E leggiamo in Giovanni capitolo 15, versetto 16. Guardate com'è bella questa parola, perché è là che prendiamo spunto e prenderemo nuove forze. E infatti dice così: non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. E vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga, affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, Egli ve lo dia. Non siamo state noi a scegliere il Signore. Nessuno di voi, nessuno di noi che ha predicato, che predicherà, nessuno, non è stato il pastore Petrone, non siamo noi. Perché ogni cosa buona viene dall'alto, anche la chiamata ministeriale, la chiamata alla salvezza, è una grazia di Dio. Dio ci ha scelti, incredibile, sembra veramente qualcosa di molto strano. Dio che ha scelto noi, questa è la verità, per questo Dio non ci molla, Dio ci raggiunge sempre. Ovviamente se poi alla fine ti vuoi perdere, questo è un tuo problema, ma sappiamo che anche Giona poi, quando fu inghiottito da quel pesce, ha detto: Signore, perdonami, voglio rispondere alla mia chiamata. Quella colomba poi è andata nella direzione giusta, ma questo è un principio divino, è Dio che ti ha scelto. E forse mi stai ascoltando e forse ti trovi come in quella situazione, forse anche tu hai preso la barca di Giona, quella sbagliata, ti volevi allontanare, ma Dio ti raggiungerà e ti sta raggiungendo proprio in questo momento. Quando Dio ci parla, Lui sa come parlarci, sa in che maniera, in che modo. Nelle circostanze Dio sa come raggiungerci. La cosa che mi ha fatto riflettere anche quando Giona è scritto che scappava dalla presenza di Dio, cosa significa? Quando noi fuggiamo dalla sua parola, c'è un particolare che voglio sottolineare. Quando ci allontaniamo dalla sua parola, noi ci affidiamo alle circostanze. Succede che quando ci allontaniamo dal Signore, cioè dalla sua parola, iniziamo a vedere quello che succede intorno a noi. Non dipendiamo più da Dio, ma da quello che è intorno a noi. E alle volte ci lasciamo persuadere che forse è quella la volontà del Signore. Vengo e mi spiego. Leggiamo proprio che al versetto 3, guardate, scappa dalla parola e Giona si rifugia nelle circostanze. Dice così, sempre al capitolo 1 di Giona, al versetto 3. Seguitemi. Dice: ma Giona si mise in viaggio per fuggire a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. Sceso a Iafo, dove trovò una nave diretta a Tarsis, pagato il prezzo del suo viaggio, si imbarcò per andare con loro a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. Quali sono le circostanze favorevoli? Aveva trovato una nave, aveva trovato anche i soldi per il biglietto, e quindi quella nave stava andando in una certa direzione. Quindi sembrava come se lui stava sostituendo la parola con le circostanze. Se Dio fa così, se succede così, ma il fatto che le circostanze sono a nostro favore non significa che siamo nella volontà del Signore. Quindi si era affidato alle circostanze avendo lasciato la parola, ma è la parola che ha l'ultima parola. Come ha detto bene anche il pastore Mazzarà prima di me,
Noi alle volte ci allontaniamo dalla parola e andiamo appresso ad altre cose. Noi non vogliamo una barca che riusciamo a pagare con i nostri soldi. Non è con il prezzo che noi paghiamo che noi abbiamo la salvezza. Ma noi siamo salvati per il prezzo che ha pagato Gesù Cristo sulla croce. Non sono le nostre facoltà, le nostre abilità, non è per quello che noi facciamo e possiamo fare, ma per quello che Gesù ha fatto per noi. Io non posso pagare la mia salvezza. Io non posso pagare il prezzo. Ma quando io accetto il prezzo che Gesù ha pagato per me, allora tutto diventa più chiaro. Poi voglio paragonare questa imbarcazione di Giona con un'altra imbarcazione, che è quella di Gesù. Possiamo leggere insieme da Matteo, leggiamo Matteo capitolo 8, versetto 23. Seguitemi. Gesù salì sulla barca e i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco si sollevò in mare una gran burrasca, tanto che la barca era coperta dalle onde, ma egli dormiva. E i suoi discepoli, avvicinatosi, lo svegliarono dicendo: Signore, salvaci, siamo perduti. Ed egli disse loro: perché avete paura, o gente di poca fede? Allora alzatosi sgridò i venti e il mare, e si fece gran bonaccia, e quegli uomini si meravigliarono e dicevano: che uomo è mai questo che anche i venti e il mare gli ubbidiscono? Guardate la differenza, guardate la barca di Giona e la barca di Gesù. Nella barca di Giona Dio permette la tempesta, Dio manda la tempesta, invece nella barca di Gesù è Dio che calma la tempesta. Bellissimo! Quindi, se forse in questo momento ti trovi lontano dalla parola del Signore, perché ti sei affidato alle circostanze, ti sei affidato delle persone, della tua capacità, e ti trovi ora nella tempesta, scende da quella barca al più presto e sale sulla barca di Gesù. Perché quando tu sei nella barca di Gesù e là arrivano i venti, colui che ha pagato il prezzo del riscatto ha il potere e la forza di farti arrivare a un porto sicuro. Dio ti ha scelto, è vero. Dio ti ha dato un mandato. E se tu vuoi godere di questo mandato, ritorna alla parola di Dio. Forse ti sei affidato a delle persone, ti sei affidato a te stesso, cerchi di sforzarti, di adempiere il tuo ministero, cerchi di capire le cose a modo tuo. Forse tu pensi che il mondo, come Giona pensò dei Niniviti, non è degno della salvezza perché sono troppo malvagi, sono diventati troppo disonesti. Forse hai adottato la mentalità di Giona perché dici: non ne vale la pena, gente malvagia, gente perversa. E quindi dici: adesso faccio a modo mio, me ne vado lontano, penso per i fatti miei e non mi interessa più di niente e di nessuno. Vivo la mia fede privatamente, vivo la mia fede in segreto e lascio perdere tutto. Non è così. Il Signore ancora se vuole usare di te, anche in circostanze sfavorevoli, anche in circostanze che parlano di persone che magari tu pensi a modo tuo non meritano, ma chi è che merita qualche cosa da parte del Signore? È tutto per grazia,
e per grazia Dio ti ha chiamato. Lui ti ha scelto per andare in un mondo dove ci saranno i lupi. Infatti Gesù l'ha detto, io mando come pecore in mezzo ai lupi. Ma è proprio là che Dio si manifesterà, il suo amore conquisterà quelle anime. Perché Dio aveva mandato Giona anche per fare ingelosire gli ebrei, che la salvezza è possibile in ogni dove, in ogni luogo. Quindi per questo io amo la mia chiamata, io amo questa mia vocazione, perché è intento di vedere salvezza dovunque, in ogni angolo della terra, dovunque Dio vuole ancora salvare, dovunque Dio ti vuole mandare. E anche se ti sembra qualcosa di strano, l'ubbidienza vale molto più che i sacrifici. Ubbidisci ancora una volta questa colomba che possa di nuovo ritornare a prendere il volo con quel ramoscello d'olivo e portare la pace proprio dove c'è guerra. Sapete, il mondo, come abbiamo capito, non è tanto per la pace, è più per la guerra, e lo stiamo notando. Infatti quasi quasi che tutto il mondo si incoraggia a fare guerra, infatti aspettano il contrattacco. Tu hai colpito e adesso aspetti che l'altro colpisce. No, dobbiamo ancora una volta fare la differenza e pregare per la pace a Gerusalemme, per pregare ancora per la pace nelle famiglie. Sapete perché c'è guerra nella società? Perché c'è guerra nella famiglia. In quella famiglia dove Dio ti vuole mandare e dove tu ti vuoi rifiutare, là proprio devi andare, perché Dio ti sta mandando là con una parola di incoraggiamento, di pace, di misericordia. Proprio là si manifesterà ancora una volta la potenza del Signore, nell'amore, nella pace. Sapete, oggi sono stato a riparare la macchina, senza fare nome, cognome, ma si considerava proprio le guerre che sono nelle famiglie. Questa persona, lui stesso aveva questi problemi, e io ho detto, io pregherò affinché tu ti possa riconciliare con i tuoi familiari. Perché Dio ci ha dato un ministero, il ministero della riconciliazione, affinché le persone si possano riconciliare con Dio, anche se sono niniviti, anche se sono cattivi, se sono malvagi, anche se magari tu non credi nemmeno che si possano mai convertire, lascia fare questo a Dio. Lascia questo compito a Dio, tu evangelizza, poi il Signore farà tutto il resto. E per questo voglio ancora dirti, Dio non ti ha mollato, Dio ti ha raggiunto proprio questa sera, perché vuole che tu possa ritornare dalla barca di Giona, possa ritornare sulla barca di Gesù. Perché se ritorni sulla barca di Gesù, quelle tempeste, quei venti saranno resi al silenzio e tu passerai dall'altra parte, perché dall'altra parte tu troverai di nuovo una missione da compiere. Ogni qualvolta che Gesù passava il mare, ogni qualvolta era perché dall'altra parte c'era una nuova missione. Ti aspetta una nuova missione. Dio ti ha raggiunto proprio questa sera con tutti questi messaggi, perché Dio ti ha scelto. E alla fine, in Filippesi capitolo 1 versetto 6, dice l'apostolo Paolo: perché io sono convinto di questo, che colui che ha iniziato in voi un'opera buona la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Gloria a Dio. E voglio pregare insieme a te. Padre, nel nome di Gesù Cristo, ti voglio ancora ringraziare, ti voglio ancora benedire, perché ancora tanti questa sera sono stati raggiunti dalla tua parola, che distrugge ogni argomentazione, ogni situazione umana, anche le circostanze favorevole non hanno rivelato la tua
volontà, che ogni figlio, ogni figlia che sta ascoltando possa ritornare a te, non lontano da te, ma possono ritornare verso di te, verso la tua parola, verso veramente quell'insegnamento genuino, benedetto, che ci rappresenta e ci parla del tuo cuore paterno, perché tu non vuoi la distruzione, tu vuoi la pace, tu non vuoi, Signore, che le famiglie siano sfasciate, ma che siano riunite. Padre, questo mandato tu l'hai dato ad ogni tuo figlio, ogni tua figlia, che ci chiama alla riconciliazione. Padre, ti preghiamo, questa colomba che vuole essere ancora un segno dello Spirito Santo, ci possa ritornare a fare quello che tu vuoi, la tua volontà. Padre, ti prego per ogni famiglia che sta ascoltando, che ha dei problemi, ogni veramente persona scoraggiata possa ritornare a fare ancora appieno la tua volontà. Padre, noi sappiamo che questa sera tu hai parlato in diversi modi attraverso tante persone, ma lo Spirito Santo è uno solo e il messaggio è arrivato, Padre, anche da persone diverse, ma con lo stesso sentimento, con in cuore ancora, Signore, affinché la tua volontà sia ancora adempiuta perfettamente in questo tempo. Padre, ti preghiamo pace, riconciliazione e ancora di nuovo quella volontà di fare quello che tu hai ancora in programma per noi. Padre, grazie. Padre, ti benediciamo e ancora ti ringraziamo con tutto il cuore nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Alleluia. Amen. Gloria a Dio. Grazie, Signore. Grazie. Grazie, grazie, grazie Pastore, belle questi accostamenti che ci aiutano quando fuggiamo dalla presenza del Signore, sprofondiamo, e quando stiamo con Gesù nella barca tutto si calma. Grazie per questa bella, ed è bello anche il fatto che ci ha scelto il Signore, è Lui che ci ha scelto, bellissimo. Non ci possiamo neppure vantare, attenzione. Io sento spesse volte, e devo stare attento pure io, che facilmente ci vantiamo che abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quello. Noi non abbiamo fatto niente, perché tutto è per grazia, affinché nessuno se ne vanti. Chi si vanti nel Signore. E alla fine noi, che cosa siamo? Siamo soltanto di quelli che siamo stati scelti, chiamati. Tu magari stai pensando, ma a me Dio non mi ha chiamato. In questo messaggio ti sta chiamando. È chiaro che la risposta la devi dare tu. Se tu la dai, Lui comincia subito ad operare nella tua vita. Fai un esame di coscienza e di Signore, io voglio partire stasera con te. Stasera voglio fare un passo di ubbidienza. Sento che nel messaggio o nei messaggi che hai ascoltato c'è un invito a salvezza, un invito a seguire, un invito ad impegnarti, diciamo che è sommario, per l'avanzamento dell'opera del Signore. E questa è la scelta della salvezza, perché nella salvezza c'è anche il servizio, perché ci mettiamo a servire. Lasciamo da servire a Mammona e ci mettiamo a servire Dio. Lasciamo le cose temporanee e scegliamo quelle eterne. Vendiamo le cose per comprare la perla di grande valore, la salvezza. Ebbene, Dio ti benedica, grazie di essere stata con noi, di essere stato con noi. Dio piacendo, ci vediamo domani mattina alle 10:30 per la solita visita pastorale e condividiamo un'altra porzione della parola del Signore e man mano ci fortifichiamo nella fede. Quei versi che ti hanno parlato, quei concetti che ti hanno colpito, quelle sono parole che vogliono iniziare
un punto di riflessione per dare le risposte. Sai, le risposte che devi dare tu non li può dare nessuno al tuo posto. Perciò adesso mettiti piano piano davanti al Signore e aprigli il cuore e vedrai che qualcosa comincia a cambiare dentro di te. Pace, buonanotte, ti benedico nel nome del Signore, a te, la tua casa e la tua famiglia e tutto quello che fai. Pace.